Vania Zoppè, allora, la star di Undercut, siamo qui in Cansiglio e state registrando una delle nuove puntate. Sì, stiamo registrando la quarta serie di Undercut sul cantiere qui con Salerno Due Ponti, gestito da Veneto Agricoltura. Di questa esperienza cosa possiamo dire? Sì, beh, parlare del mio lavoro mi piace. Mi piace tanto questo lavoro, sì, che anche farlo vedere agli altri per me è bello. Ecco, ma farlo in Cansiglio è qualcosa di particolare? Beh, per me, da quando ancora i miei genitori lavoravano nella foresta qui in Cansiglio, sono sempre stata, mi è sempre piaciuto questo bosco, è bellissimo. Rimango sempre incantata. Perché è bellissimo? Cosa ha di particolare? Perché è gestito bene, sul discorso del mucchiamento della ramaglia, è tutto gestito bene, non c'è niente, come un giardino, è sempre tutto curato. Giuliano Torghel è il produttore di Undercut, quindi sostanzialmente chi mette in moto tutta questa macchina complessa. Sì, la Juma Produzioni ha ideato questo programma e ormai siamo alla registrazione della quarta serie, perché sull'onda del successo ottenuto. Siamo in Cansiglio in questo momento, siamo con Vania Zoppè, che è una delle quattro team protagonisti della serie. Lei è bravissima perché è appassionatissima del suo lavoro, quindi è veramente un piacere lavorare con lei. Beh, avete trovato qui una situazione, se non ideale, almeno professionalmente utile? Sì, qui abbiamo trovato una condizione di lavoro assolutamente ottimale. Ringraziamo Veneto Agricoltura che comunque ci ospita, perché siamo sul territorio di Veneto Agricoltura, dove abbiamo trovato sempre un'ottima collaborazione in tutte le serie fino a qua fatte, e speriamo anche nelle prossime. Ma l'idea di fare, di documentare il lavoro dei boscaioli, com'è venuta? L'idea è nata subito dopo Vaia, all'interno di Juma Produzioni, tra noi soci, in cui insomma, ci siamo un po' interrogati su quell'avvenimento, perché ci è apparso un avvenimento molto molto particolare. E noi tra il resto ci applichiamo a questi format di dedicati al lavoro, insomma il lavoro poco conosciuto, perché uno dei meriti di Undercut è quello di portare il lavoro dei boscaioli, che di solito non è pubblico, non è alla luce del sole, insomma la gente non ha la possibilità di vederli al lavoro, di riuscire a portarli alla grande ribalta. E quindi siamo indagati su questo fenomeno di Vaia, abbiamo capito che è stato un fenomeno che ha colpito in una certa maniera tutte le foreste dell'arco alpino orientale, e quindi ci è venuto in mente di fare questo factual, quindi sui boscaioli. E perché il Cansiglio? In Cansiglio, beh, innanzitutto perché è un posto molto molto bello, cioè la foresta del Cansiglio penso sia conosciuta in tutto il mondo, quindi è sicuramente un luogo conosciuto ovunque. E in secondo luogo perché qui, quando abbiamo fatto il casting, abbiamo incontrato Vania Zoppè è comunque una, penso sia l'unica boscaiola professionista dell'arco alpino, e è da sola in mezzo a non so quante migliaia di maschi, e lei è chiaramente di estremo interesse, straordinaria nel suo lavoro, insomma, perché ha comunque una passione, lei è boscaiola da sempre, quindi ha una passione straordinaria.